partita alla Santa Lucia di Borgia tra la squadra di casa e il Real Mileto, una partita conclusosi al 94esimo con la vittoria appunto del Borgia per 2-1, una partita che davvero è stata vibrante negli ultimi minuti con le due squadre che potevano tranquillamente vincere. Ha sbagliato un gol fatto a porta libera il Mileto, invece non è stato così per il Borgia che un russo trova la partita del 2-1, una partita alla fine nervosa come dall'altra parte ci si aspettava, però una vittoria diciamo legittima per il Borgia. È normalissimo quello che è successo, da un po' di tempo che gli arbitri ci stanno perseguitando. Sicuramente oggi è capitata la giornata sbagliata per il Mileto, anche se devo riconoscere che è una grande squadra, messa benissimo in campo, complimenti al mister, però gli arbitri come sbagliano per noi sbagliano anche per gli altri, la colpa però non è nostra. Ecco, voi avevate protestato per il gol del pareggio, poi loro hanno protestato per il vostro gol del vantaggio. Diciamo che sono due episodi che ci possono stare. Alla fin fine l'arbitro ha un pochettino subito diciamo, il grande agonismo delle due squadre in campo. Ma l'arbitro è venuto un pochino prevenuto qui a Borgia, non abbiamo capito perché siamo delle squadre tranquillamente che giochiamo a calcio. È prevenuto nei nostri confronti e nei loro confronti, non è stato l'arbitro per l'occasione. Tornando alla partita, mister Magro, io dicevo una bella partita, specialmente nel primo tempo e per tutta buona parte del secondo tempo. Sì, sicuramente abbiamo fatto una bella gara, anche se, ripeto, il Mileto ci ha messo veramente in difficoltà. Poi abbiamo avuto la fortuna, dopo tanto tempo, di vincere, di avere questa occasione, l'abbiamo sfruttata. Ogni tanto anche a noi ci va dalla parte giusta.